passiamo al punto, all'emendamento, su che cosa, consigliere Ricci? Io, Presidente, non l'avevo sentito. No, su che cosa vuole intervenire? Su questo punto, su questa decisione che abbiamo avuto, io credo che i colleghi consiglieri debbano conoscere la posizione anche di chi ha più sentito da questa cosa, credo sia del tutto normale. Ma è giusto, le do la parola, consigliere Ricci. Grazie, Presidente. Quindi, intanto rilevo in questo momento un'altra questione. Intanto tra i due pareri del segretario generale che dice discordanza su un punto. Infatti, secondo me, chi vedeva anche correttamente, il segretario sostiene che l'impedimento, cioè quello di fare nuovo, modificare un emendamento, dovrebbe essere ovviato mediante votazione da parte del Consiglio che sancisca che tale emendamento è giunto fuori termine, in quanto la data di presentazione corrisponderebbe con quella in cui il collega consigliere ha fatto proprio l'emendamento dell'altro. E questo lasso, secondo me, è un passo procedurale importante. Quindi l'emendamento sarebbe presentato fuori termine e di questo il Consiglio Comunale, come suggerisce il dottor Manetti, dovrebbe votare. Infatti, testualmente, tale impedimento può certamente essere superato da una votazione espressa dal Consiglio che ammette o accolga la discussione istruttoria e la votazione degli emendamenti considerati fuori termine dal presentatore. Ma questo passo non venga riportato nell'altro parere. La questione comunque di fondo, cari colleghi, che io ho sollevato nella conferenza dei capigruppo, e come gruppo del PD peraltro condiviso anche dal collega Tofani per conto dell'UDC e dal collega Mezzetti del Sinistra di Libertà, è questo. L'articolo 23 sembrerebbe non lasciare spazio, che non c'è da interpretare, perché intorno a un certo punto recita testualmente un emendamento ritirato al proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere, non prevedendo eccezioni di sorta. Il regolamento di contabilità a cui si fa riferimento e che cioè impedirebbe questa procedura non dice assolutamente niente. Quindi le norme che non regolano sicuramente non possono essere interpretate da restrittiva, nella maniera più assoluta, non è che impedisce, dice pertanto non si può emendare. Quindi è chiaro che il riferimento e l'applicazione dell'articolo 23 al nostro paese possa trovare applicazione. Vero è invece, l'abbiamo riconosciuto, che emendare ulteriormente l'emendamento effettivamente può costituire un motivo di ostracismo, insomma non giustificato verso la pratica, e quindi sia corretto non interpretare nella non possibilità di emendare l'emendamento. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Caro segretario, mi consente un po' di dissentire sul tuo parere. Quando dice che ti lascia i tempi certi, ma anche un atto amministrativo non avrebbe mai tempi certi, no? Sull'emendare. Quindi io capisco che la situazione del bilancio è una situazione cogente, impellente, prevede tempi certi, quindi secondo noi l'interpretazione corretta da dare è di non consentire la possibilità di modificare l'emendamento adottato. Il fatto che non sia applicato un regolamento di carattere generale, come è il regolamento che regola la convenzione del lavoro del Consiglio Comunale, non è proprio così. Lo stesso regolamento in più punti stabilisce il numero legale di bilancio per altre questioni legate all'esercizio. Quindi è assolutamente applicabile, non è applicato il regolamento a scelta, quale fa comodo e quale non fa comodo. Qualsiasi articolo che non possa, con l'articolo 5 del regolamento di contabilità, trova finalmente la sua applicazione. Per questo noi tendiamo di avere la legalità, siamo fortissime a riserva e lo annunciamo, ci sentiremo di presentare eventualmente un ricorso al TAR per invalidare i lavori sul bilancio. Quindi noi, la decisione della conferenza del capigruppo è presa, ma invitiamo un ultimo appello a riconsiderare questa questione, perché se questa tesi venisse suffragata, state arrecando un danno enorme
all'amministrazione comunale per niente, perché noi avevamo la disponibilità di discutere i vostri emendamenti. Abbiamo pure detto benissimo, non chiudiamo la votazione per appello comunale, abbiamo detto l'intervento non li facciamo. Abbiamo dato una più ampia disponibilità, signor Presidente, per poter chiudere questa vicenda degli emendamenti facendo questo diritto di iniziativa al consigliere. Ci voleva tutto concludere in modo. Non chiedevamo degli impegni, contrariamente alla maggioranza, noi non impegniamoci. Se dicevamo che su questi argomenti avremmo, non avremmo fatto ostruzionismo, non lo faremmo, non l'avremmo fatto, è certo di questo. E allora, noi su questo comunque ribadisco anche, ecco, la diversità di vedute procedurali fra i due massimi esponenti della burocrazia comunale, e quindi noi volevamo ribadire questo nostro concetto. Un ultimo appello al senso di responsabilità, che non chiediamo niente, chiediamo soltanto ad ogni singolo consigliere di esercitare un proprio diritto. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Mi hanno chiesto la parola il consigliere Russo e il consigliere Tofani. Vorrei dire che a meno di manifestazioni di volontà diverse, la decisione su questa questione procedurale è stata già presa. Quindi come tale questa a termini di regolamento uniforma i lavori del Consiglio, a meno di interventi in Consiglio che smentiscano la decisione già presa due volte in sede di conferenza dei capigruppo. Consigliere Russo. Grazie Presidente, lei mi ha preceduto in quello che volevo dire, non perché quello che ha riferito il collega Ricci non sia da ascoltare da parte di tutto il Consiglio. Da ascoltare e da riferire, non ha senso consigliere fare una duplice conferenza di capigruppo, non ha senso deliberare, votare, fare votazione un qualcosa che abbiamo esaminato tutto e poi ribadirlo e ricercare di nuovo chiamando, appellando a un senso di responsabilità che ritengo io, a nome anche del gruppo per il quale sono stata rimandata in conferenza, di avere, cioè, questo senso di responsabilità. Se ci sono le norme, ne diamo attuazione, non credo che siamo stati scriteriati per interpretare. Abbiamo recepito e fatto proprio quello che è il parere tecnico sia della segreteria generale che della ragioneria generale. Non, per quello che ci riguarda, abbiamo chiesto al Presidente di passare a votazione da presentare i tre quinti se c'erano da parte della maggioranza. È inutile rifare un discorso come voi avete suggerito di fare, ma questa maggioranza a me la ritengo di non fare. Oggi dobbiamo passare a quello dell'ordine del giorno, cioè la discussione degli emendamenti, l'approvazione se ci sono quelli che sono ancora da esaminare e andare avanti con l'ordine del giorno. Quindi non è che io, ma ha preceduto il Presidente quello che volevo sottolineare, solo questo. Grazie. Abbiamo un senso di responsabilità, consigliere Ricci, non ci deve chiamare un senso di responsabilità, ma noi abbiamo il suo diritto di ricorrere alla TAV, come ho manifestato anche in conferenza dei capigruppo, è un diritto di tutti, di qualsiasi cittadino, laddove c'è un'illegittimità invocarla, non per questo si deve rimarcare, ben venga, se c'è, sono io la prima ad invocare l'illegittimità. Cara collega, grazie consigliere Russo.